Io sono Francesca Canteri e sono un'imprenditrice nel settore della cosmesi. Per me MBS è una scuola fantastica. Io ho fatto tanti corsi di formazione nella vita perché credo tantissimo nella formazione, credo che continuando a formarmi posso impattare sempre più positivamente nelle persone che mi circondano. E la cosa che ha fatto la differenza in questo percorso e che lo rende unico e ripetibile rispetto a tutti gli altri è la parte pratica. Quindi oltre ad avere una base di teoria dove magari uno può leggere un manuale e dire ah, ok sì, questa cosa ovviamente mi sembra logicamente comprensibile, però poi magari nella pratica tutti i giorni facciamo fatica ad esercitarla, a metterla quindi in pratica, e quindi qui nel percorso di MBS ho proprio l'opportunità di lavorare su quelle che sono le sfide che affronto tutti i giorni poi in azienda, e quindi iniziare subito qui la palestra. Sicuramente il primo percorso con cui io sono entrata è stato l'etica dell'eccellenza, e quindi lì ho capito che me la stavo un po' raccontando e ho capito che se veramente imparo ad ascoltare quelli che sono i miei valori e a rimanere legata a quello in cui io credo, posso veramente fare la differenza. Quindi basta compromessi, basta accettare situazioni che non vanno bene per me e per gli altri, e quindi ho iniziato a tirare fuori una determinazione che mi ha portato poi nella pratica, anche in azienda, a cambiare il mio atteggiamento e quindi a gestire con più tranquillità tante situazioni che magari prima facevo fatica a digerire, no? E quindi questo direi che è la cosa più importante per me. Allora, il valore aggiunto che mi ha dato MBS, sia a livello personale che professionale, forse è la capacità di innanzitutto lavorare su di me per poi portare con l'esempio o con dei casi pratici che ho sperimentato sia qui in MBS che poi in azienda, un supporto per il mio team, perché molto spesso la mia difficoltà era poter dare delle soluzioni al team nel momento in cui si trovavano in difficoltà, cioè non sapevo come poterli aiutare a gestire questa situazione. Invece io, rafforzandomi sempre di più, ho trovato il modo per riuscire ad essere sempre più di supporto per loro, e quindi questa per me è fondamentale per far crescere me in primis e poi l'azienda.